Buonasera a tutti e benvenuti all'edizione straordinaria di TG Aria. Oggi intervisteremo i lavoratori e le mamme che stanno iniziando, pare, ad accettare questa nuova condizione di isolamento in casa. Iniziamo subito con la prima intervista. Abbiamo in videoconferenza la prima nostra ospite, mamma di Cecilia, Maria. Salutiamola! Ci racconti un po' come sta procedendo la vostra quarantena? Buonasera, io sono Maria e ho una figlia che si chiama Cecilia, che va in terza elementare e... Scusate, sono un po' emozionata perché è la prima volta che vado in TV e... Comunque, che vi devo dire? Ogni mattina mia figlia si sveglia e si prepara sulla sua letta, va al computer, accende il programma che usano per le lezioni, si mette davanti alla webcam, attiva sia microfono che telecamera. Scusate, sono emozionata, scusate tanto. Poi facciamo tanti lavoretti insieme. A me piacciono i lavoretti. E di altro che dire, dovrò finire prima o poi questa storia. Dovrò finire. Grazie Maria, grazie. Ora ci collegheremo con il nostro avvocato. Vediamo se è già in collegamento. Buonasera avvocato. Ora il nostro avvocato ci aggiornerà un po' sulla situazione attuale. Buonasera Italia, io sono un avvocato. Volevo rassicurare tutti gli italiani perché io e i miei colleghi stiamo progettando un'avvertenza contro il Covid-19. Noi ce la faremo, vinceremo. Grazie ancora all'avvocato per il suo prezioso intervento. Mi è appena arrivata una notizia di un ragazzo che vuole dire la sua. Ehi bro, a me qua non me frega nessuno. Ordinanza di qua, ordinanza di là. Ma io sai cosa ho fatto? Lo sai? Vieni qua, vieni qua. Sai cosa ho fatto? Io sono andato a mare e mi sono fatto il tuffo con tutti i vestiti. A me qua non mi prende nessuno. Ah, i ragazzi d'oggi. Ora abbiamo in collegamento... Abbiamo in collegamento... Mia nonna! Parla pure nonna! Scusa, dove devo guardare? Scusa, non tocco! Buongiorno nonna! Come stai? Ma non sei un po' troppo sciupatella? Guarda che faccino magro! Appena vieni qui... Ti preparo le polpette al sugo, quelle che ti piacciono tanto. Ma te la potevi mettere una giacchetta, così eri un po' più elegante. Oh, scusate. Comunque, volevo mandare un messaggio di speranza a tutta l'Italia. Andrà tutto bene. Lotteremo. E non uscendo di casa, sconfiggeremo questo Covid-19. Ciao! Grazie anche alla nonna per il suo messaggio e arrivederci alla prossima edizione.